Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per ricevere ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Nei più recenti trailer di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna abbiamo ricevuto informazioni molto ma molto particolari riguardo alle ultra creature, come il tipo di Uccifragor e il tipo di Uccistruttura rispettivamente Fuoco Spettro e Roccia Acciaio, oppure come la nuovissima ultra creatura di tipo veleno posseduta dall'ultra pattuglia, ossia Ucciviscosus, che secondo il mio parere è sicuramente una delle migliori ultra beast mai create da Nintendo. C'è però un'informazione che, sebbene fosse già stata leakata fra tante virgolette, è stata resa ufficiale proprio da questi trailer. E si tratta della presenza per ogni ultra creatura del suo rispettivo ultramondo. Aggiunta a mio parere davvero molto interessante che sicuramente aggiungerà al post-lega di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna qualcosa che lo renderà sicuramente più interessante di quello povero e fine a se stesso di Pokémon Sole e Pokémon Luna. A questa notizia mi è però sorto un dubbio particolare, confermato tra l'altro anche da qualche utente di 4chan che si è posto lo stesso quesito. Difatti nei vari trailer possiamo vedere l'ultramondo di Firomosa, l'ultramondo di Buzzle e quello di Xurkitree. Conosciamo già anche quello di Kartana grazie ad un piccolo spoiler messo in un precedente trailer, ma non abbiamo ancora visto quelli delle altre UC, e tra questi ultimi UC abbiamo Guzzlord, un'ultra creatura molto particolare che sarà oggetto d'esame del video di oggi. Questo Pokémon, infatti, se così si può definire, è per così dire molto particolare e già dal nome e composizione delle parole Guzzler, ossia divoratore, e Lord, ossia signore, possiamo dedurre la sua descrizione del Pokédex che afferma che questa ultra creatura sia in continua alimentazione e che non produca escrementi come se si trattasse di una sorta di buco nero. Ora, la mia domanda è: come fa un Pokémon del genere ad avere un suo mondo, o più semplicemente, come fa ad abitarlo? Mi spiego. Se, come testimoniato dal Pokédex, Guzzlord fosse in grado di divorare montagne e palazzi in un sol boccone, senza potersi fermare, non arriverebbe a divorare il suo stesso pianeta, i suoi simili, gli altri abitanti, insomma, non distruggerebbe tutto ciò che è attorno? Com'è possibile che questa ultra creatura abbia un luogo in cui risiedere? E nel caso lo avesse, sarebbe l'unico rimasto? Come può fisicamente esistere questa specie di Pokémon? La risposta è che no, non può, o almeno non in vaste comunità e non su un pianeta. Per questo ritengo che se Game Freak non trasgredirà le descrizioni del Pokédex, Guzzlord sarà un UC vagante, per così dire, senza dimore fisse in un particolare ultramondo magari. Potrebbe essere che questo Pokémon viaggi da millenni tra gli ultravarchi, in quanto il suo mondo originale sarebbe stato distrutto proprio dall'ultra creatura stessa. E voi cosa ne pensate? Ritenete queste osservazioni corrette o avete qualcosa da obiettare? Sinceramente penso che potrebbe essere la verità, anche perché Guzzlord secondo me è più un Pokémon che assorbe le cose più che divorarle, in quanto per l'appunto non produce escrementi, e trovo carina questa analogia con una sorta di buco nero. Detto ciò ragazzi, io spero che in generale questo video vi sia piaciuto. Se così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento e iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sulle attività al di fuori del canale, e cosa fondamentale, premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed dei video. Detto ciò ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un commento con la vostra opinione e noi ci becchiamo in un prossimo video.